Salve ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Bruno e in questo momento mi trovo in Malesia, a Miri. Più esattamente siamo nel Borneo, al confine con il Brunei, a pochissimi passi, qui veramente possiamo entrare nel Brunei a piedi. Mi trovo in questa località della Malesia che è molto particolare. Oramai viaggiando in moto posso dire che la Malesia la conosco perché sono stato anche nei posti dove chiaramente il turista non ce lo portano, sono stato anche nei posti dove ci arrivi solamente con l'autobus. Sono andato come mio solito a ravanare, a mettere le mani in pasta, a scoprire i posti più impensati e cercare quella amalgama col posto, le situazioni locali, con la gente. Allora, l'impressione di Miri è questa. Miri è la Svizzera della Malesia, sicuramente la Svizzera della Malesia come livello e come qualità, anche diciamo la città messa meglio, chiaramente è la Svizzera della Malesia sempre rapportato a quello che è la Malesia, ovvero se uno arriva direttamente dall'Europa, arriva direttamente a Miri, non crederà proprio di essere in Svizzera, perché chiaramente anche qui ci sono quelle situazioni un po' dubbie, anche qui diciamo si riescono a mettere bene le mani in pasta, c'è tanto di quel cagaio anche qua, però rapportato alle altre località questa è veramente una Svizzera. Il tenore di vita si evince subito più elevato rispetto ad altre località che ho visto, lo si evince dal fatto che è pieno di villette, case monofamiliari messe molto bene, c'è un bellissimo campo da golf, la città è molto accogliente, il parco auto, sono solamente auto nuove. Adesso vi farò un po' vedere, giusto così, una panoramica. Sto facendo un giro di notte perché ho passato 2 giorni a girare la città con la moto, andando un po' dappertutto. Sono stanco, ho deciso, faccio una serata relax. Domani vado nel Brunei, domani mattina presto, faccio questa serata relax, non mi sono portato appresso niente, non c'ho qua neanche il telefonino, ho preso la macchina fotografica, ho detto non si sa mai, se capita qualcosa vi racconto qualche cosa anche voi, ecco. Presa la macchina fotografica in mano, ecco, giusto per capire, ecco, questo è il parco auto, giusto per capire qual è il tenore di vita. Qui dei carrettoni scassati, non se ne vedono in giro, le macchine sono tenute bene, non sono gibollate come per esempio nel sud Italia, così sono. Tenore di vita diciamo è discreto, elevato, e la cosa più importante è che qui veramente è una città autentica, non ho visto ancora uno straniero, anche se sono in centro, sono 2 giorni che viaggio. Qui possiamo mangiare le specialità del posto, se per esempio vogliamo gustarci una deliziosa tartaruga fritta bella croccante, qui la troviamo. Ecco, qui abbiamo dei pesci locali, questi qui sono dei gamberetti, non so quanto si riescono a capire. Ecco, questi qui più o meno si trovano dappertutto. Abbiamo, vi porto più avanti, ecco, qui ci sono le vasche, il pesce fresco, ci sono anche questi crostacei qua, come possiamo vedere abbiamo tantissime cose deliziose che possiamo gustarci. Ecco, questi pesci qua così brutti, io li avevo già visti anche al mercato, io pensavo che erano dei pesci lasciati lì a imputridire, ad andare a male, in realtà si è poi scoperto che sono proprio così brutti di natura. Guardate, fanno finta di essere morti, sono i famosi pesci con la pelle di terra. Ecco, qui abbiamo questi qua, altri crostacei sono lì che aspettano di essere mangiati, e abbiamo anche delle prelibatissime tartarughe. Ecco, qua abbiamo le tartarughe, guardate, una mi ha visto, si sta avvicinando, vuole essere salvata.
guarda qui che mi dice salvami, salvami. Ecco, io domani questa qua la... anzi, finito il video questa qua la compro e la vado a liberare in spiaggia. Ecco, farò un'opera di questo tipo anche perché non costano poco. Ecco qua. Il giretto continua, adesso non sto a farvi vedere tutte le varie cose che si possono gustare, mangiare qui nelle vaschette. E come potete vedere la città è graziosa, è tenuta bene, abbiamo un'illuminazione con questa pioggia finta che cade, fatta con le luci. Adesso la mia telecamera non è abbastanza potente per rendere l'idea, allora cercheremo di fare uno zoom. Ecco, abbiamo questa bellissima inquadratura e vi voglio un po' coinvolgere nella mia passeggiata. Intanto io vado in giro e vi farò un po' vedere così qualche locale, qualche cosa. Comunque la città va vista di giorno perché ci sono cose molto interessanti. Comunque chi viene da queste parti nel Borneo non deve venire per la città, per andare a mangiare in questi posti qua che sono molti autentici, sì, tanti sono anche fasulli. Lì abbiamo Guinness, ovvero la più grande falsità che può avere questo posto, qualcosa che non c'entra niente. Ecco, questo centro, quindi abbiamo la tendenza di replicare le cose in stile occidentale, abbiamo quel brutto vizio là. E io preferisco di più le cose autentiche, le cose alla orientale, le cose autoctone, una bella zuppa di tartaruga. Sono più per le cose originali del posto. Ecco, qui chiaramente lo sport nazionale è mangiare, qui mangiano in continuazione. Ecco, questo qua è l'uomo delle frittelle. Continuiamo il nostro giro. Ecco, qui mangiano in continuazione. È mezzanotte, mangiano, mangiano. Qui a qualsiasi ora mangiano sempre. Ecco, qui abbiamo questo bar con bellissimo reparto frutta, con i cesti con la frutta. Il nostro giro continua. Un altro sport nazionale è rincoglionirsi con i tablet, i telefonini. Guarda, sono sempre lì a usare tablet, telefoni, tutti. Guarda, anche questo qua. Sono proprio lo sport nazionale mangiare e rincoglionirsi con i telefonini. Sono lì tutto il tempo. È una cosa che affascina gli orientali, questa qua delle tecnologie palmari. Sono sempre lì con i bottoncini tic 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 tic, tutto il tempo. Ecco, questa è un po' una mania che hanno questi qua. Noi chiaramente non ci offendiamo a vederli così intenti nel loro schiacciare i bottoncini, anzi rimaniamo così folclorati, folclorizzati dal loro atteggiamento folcloristico. E il giro continua, però qui devo rischiare di essere tirato sotto da qualche macchina. Attraverserò col rosso come un gatto, velocissimo. Ecco, abbiamo questi bellissimi viali alberati che sono una costanza. Adesso sto zitto un attimino perché vi voglio far sentire il canto degli uccellini. No, si sentono appena appena, non so adesso l'audio. Sicuramente l'audio non è riuscito a catturare il cantico. Comunque, camminando c'è questo sottofondo di canto di uccellini, questi cip 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 cip. Fanno i rumori più impensati. Poi è bello anche vederli perché sono esotici, non hanno le sembianze degli uccellini a cui siamo abituati noi. Non incontriamo il passero, la tortora, qui incontriamo degli uccellini magnifici. L'altro giorno ne ho visto uno bellissimo, era lì che sembrava una gallina in miniatura, però volava. E ho detto, cavolo, adesso vado lì, gli faccio la foto
e mi guardavano come un deficiente, uno che non aveva mai visto un uccello, mi guardavano.